sogno chiamato libertà. Forse sarà per questo che qualcuno, pur rischiando, in mare approda là, dove il respiro dei amori dà tinta al mare, al cielo, quando sorgerà. E lì un poeta in musica li saluta in un soffio lieve o scià. Non è soltanto una parola, un fiato spento in una o scià. È la magia di un'avventura che dà inizio alla vita o scià. Auguri a tutti, auguri a tutti, auguri a tutti. Felice Romano, bravissimo. Grazie. Splendide canzoni, molto romantiche, splendida musica, orecchiabile. Sei grande, Felice. Grazie, grazie a tutti. Auguri, auguri alle mie fansissime, perché altrimenti mi rimprovano. E baci, baci e abbracci a tutti, veramente un 2010 scoppiettante per tutti. Grazie. Ciao, grazie ancora. E cari amici telespettatori, dopo Felice Romano, dopo questo momento così romantico, così bello di musica viva, e il momento ovviamente gli auguri io ve li ho fatti, ve li ha fatti anche la redazione di Italia Mia, ma mancano degli auguri importanti, degli auguri davvero importanti che portano bene per tutto l'anno 2010 e a farceli è l'autore del programma Massimo Civale. Di Casal Nuovo, dove l'artista pomiglianese ha scelto di portare in scena il suo felice anniversario, un nuovo progetto musicale fatto di canzoni, ballerini, filmati, prosa, per dare vita a un sogno, come ci racconterà appunto l'artista intervistato per noi in esclusiva da Flavio Slai. Signori, Felice Romano con Felice Anniversario. Non so se tutto è giusto, ma l'ho voluto io. Magari un altro avrebbe un po' guardando in cielo, talvolta chiesto aiuto a Dio, e forse
sogno mio, non so chi me lo ha dato, non so perché lo ha avuto, non so se tanto è poco, so solo che io l'ho vissuto e so tu questo voglio ancora. Trascorso, qualche sconfitta l'ho presa anch'io, e quanto amore ho trascurato, versato dentro il cuore mio, in questo viaggio senza senso, se sto narrando sto scrivendo, ho voglia di gridare al mondo, che non sono ancora stanco e su tu, questo foglio ancora. Santo Stefano, io dico sempre il santo protettore degli avanzi di Natale, cioè quello che non si mangia a Natale poi si mangia a Santo Stefano. Bene, abbiamo visto Felice Anniversario, questa trasposizione della musica di un artista su di un palcoscenico dove attori, ballerini, cantanti, foto, suggestioni hanno emozionato un teatro gremito di persone. E poi tra l'altro stasera abbiamo anche un'altra chicca in anteprima, il video Firmo Io che dall'11 gennaio sarà su Video Italia, sulla musica italiana. Adesso dobbiamo parlare dell'artista in questione, dice chi è l'artista in questione, quindi da Felice Anniversario, Felice Anno Nuovo a Felice Romano, eccolo qua, buonasera Felice. Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti gli spettatori, sono felice di essere qui presente con te. Sì, ma ecco, chi è le persone in tutta Italia e tutto il mondo che in questo momento ci stanno guardando, insomma, magari si domandano chi è Felice Romano. Noi vogliamo sapere proprio gli hobby, gli interessi, no, il conto in banca no, tante cose che riguardano appunto l'artista Felice Romano. Ma Felice Romano è un pescatore di un mondo di illusione. Allora, vive una vita normale, che poi di sera si racconta tante storie, tanti sogni, la magia della musica. Come persona, possono visitare il tuo sito, sì, diciamo, di questa chitarra, ascoltarsi tante.